Per nuovo polo ospedaliero di Conegliano volevo fare una piccola premessa, perché abbiamo deciso di costruire un ospedale nuovo sostanzialmente. Lo abbiamo fatto per un paio di motivi e per questo ringrazio la Regione Veneto, il Presidente Zaia, l'Assessore Lanzarin e naturalmente l'Ingegner Fattori, perché abbiamo visto che ristrutturare il vecchio, questa è la prima cosa. La seconda cosa, fare l'antisismica, perché siamo in un'area sismica, sarebbe costato molto di più che fare un nuovo ospedale. Per cui abbiamo deciso di fare un nuovo ospedale. Abbiamo corso molto, è stato fatto il progetto definitivo. Tenete conto che quando si fanno questi progetti, essendo un'area anche protetta, abbiamo dovuto avere il nostro del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento di Prevenzione, del Comune di Conegliano, della Soprintendenza, delle PIAVE Servizi, cioè di tutti quegli enti che per fare un progetto pubblico devono dare il loro assenso. Fatto questo, abbiamo fatto un'analisi dell'attuale in modo tale da salvare sostanzialmente quello che è nuovo, cioè la piastra chirurgica. E poi abbiamo proceduto ovviamente a creare quelle situazioni col progetto definitivo per fare un ospedale nuovo. Cosa dovevamo salvaguardare? Dovevamo salvaardare l'area parcheggi. Perché? Perché i nostri dipendenti e soprattutto la popolazione doveva trovare i 770 stalli, cioè parcheggi che originariamente ci sono adesso. Quindi abbiamo spostato l'area di lavoro sui vecchi parcheggi, perché chiaramente dovevamo lavorare con l'ospedale nuovo senza andare a interferire con l'attuale sistemazione, con l'attuale ospedale, in modo da non creare né ai nostri collaboratori né all'utenza dei problemi, e quindi l'area destinata è l'area dei parcheggi attuali. Abbiamo fatto un accordo col comune di Conegliano, che ringrazio, per sistemare i parcheggi ovviamente dei nostri dipendenti all'interno del vecchio distretto, per capirsi dell'area dove ci sono i nuovi parcheggi. Abbiamo quindi proceduto a predisporre la gara. La gara è una gara importante, sostanzialmente noi abbiamo una cifra di 53.760.000 euro, a quali vanno aggiunti altri 6 milioni, quindi arriviamo a circa 59 milioni di euro, che sono legati, come tutti sapete, al fatto che sono esplosi i costi chiaramente legati ai materiali. Rispetto a questo, quindi facciamo. La costruzione è su 5 più 1 piano, quindi 6 piani, perché nell'ultimo piano abbiamo tutti i servizi, quindi l'aria, queste cose qua. E abbiamo aumentato sostanzialmente gli spazi, perché faremo stanze da 1 a 2 letti, quindi molto più umanizzanti, molto più armoniche. I posti letto vengono mantenuti sostanzialmente quelli che prevede la DRG del 19 novembre 2013, il decreto regionale 2122, quindi non andiamo a aumentare ovviamente i posti letto, però ci creiamo altri 24 posti letto che andremo a fare, quindi in più rispetto a quelli che ci sono, perché creeremo l'ospedale di comunità che finanzieremo, quindi oltre questo, con il PNRR, perché gli ospedali di comunità verranno finanziati col PNRR. Faremo un atrio molto importante, quindi ci sarà ovviamente, come dire, la possibilità rispetto a quella attuale di avere un atrio più importante. Potenzieremo il pronto soccorso, ma soprattutto metteremo tutta l'area di servizi, quindi pronto soccorso, e radiologie e ambulatori tutti al primo piano, in modo tale che l'utente potrà avere tranquillamente la facilità di poter entrare in pronto soccorso e andare direttamente a fare raggi, a fare TAC, a fare risonanze, e contemporaneamente avremo un percorso privilegiato nel momento in cui ci sia un'urgenza, direttamente tramite un tunnel nelle nuove sale operatorie. L'impegno è molto importante, il pronto soccorso sarà ampliato, ovviamente si creeranno delle aree per i vari codici, ci saranno quattro ambulatori di codici bianchi, le terapie intensive verranno potenziate, verranno messe ovviamente al piano terra in modo tale da poter anche lì garantire un accesso rapido e veloce. L'ostetricia e ginecologia il gruppo parto sarà ovviamente fatto nuovo in modo tale da poter garantire l'abbraccio, cioè anche l'assistenza fisiologica alle donne e soprattutto la permanenza in camera
del marito o di un congiunto, in modo tale da poter, come dire, che la donna possa avere vicino, in un momento di felicità, la persona che l'affianca. E per quanto riguarda poi l'altra cosa importante in termini di umanizzazione è che faremo in modo che tutta l'area possa avere finestre e grande illuminazione e la possibilità di avere dei salottini ogni tot posti letto, in modo tale che i parenti possano stare con i loro familiari. Noi speriamo che poi questo Covid finisca, in modo tale da poter ovviamente avere uno spazio differenziato dalla camera dove le persone ricoverate che possono deambulare possono stare tranquillamente con i loro cari. Questo sostanzialmente è il complesso, ecco, dell'ospedale nuovo, un ospedale efficiente, efficace, con tecnologie moderne, con areazione a grandi livelli, con le degenze da un posto a due posti e soprattutto con un quadro economico importante che ovviamente ci darà la possibilità di fare velocemente nell'arco di 2 anni, massimo 2 anni e mezzo, un ospedale nuovo, altamente con alte tecnologie e contemporaneamente mantenendo il vecchio, perché che poi verrà demolito e al posto del vecchio ospedale, a parte la parte, come dicevo, delle sale operatorie, avremo i nuovi parcheggi.